Allerta uragano! Nasconditi presto! Là fuori soffiano venti a più di 120 km orari. Sembra tantissimo, eh? Ma che dire allora di una tempesta che infuria a quasi 650 km orari? Può esistere persino? Beh, sì, ma non qui da noi. Bisogna andare su Giove. Allora, via, partiamo! Giove è immenso, il gigante gassoso è grande 1300 volte più della Terra. Ed è anche molto caldo, con temperature nel suo nucleo che sfiorano i 24.000 gradi centigradi. Non che ci sia un posto dove mettere piede su Giove, perché è un gigante gassoso, appunto. Non ha superficie solida. Ma si può penetrare nella sua densa atmosfera. Guarda quanti colori, nuvole marroni, gialle, rosse e bianche tutti intorno. Sono loro a rendere il pianeta così colorato e striato. Continuando a scendere verso il centro del pianeta, noteremo che la sua atmosfera, composta per lo più da idrogeno ed elio, diventa liquida. Il motivo è l'immane pressione atmosferica. Il nucleo del pianeta è un bel mistero. Secondo gli scienziati potrebbe essere una sfera di metallo fuso oppure di roccia solida, dalla massa da 14 a 18 volte quella della Terra. Ad ogni modo, non siamo qui per esplorare Giove. No, siamo qui per visitare la sua grande macchia rossa, un'enorme tempesta che infuria nell'emisfero sud del pianeta. Arriva a un'altezza di ben 8 km al di sopra delle più alte nubi circostanti. La tempesta da sola è grande 1,3 volte il nostro intero pianeta. Nel 2017 la sonda Juno della NASA è riuscita a raccogliere molti nuovi dati sulla macchia rossa. A quanto pare questo mostruoso ciclone si inoltra per qualcosa come 320 km nel cuore dell'atmosfera gioviana, cioè da 30 a 100 volte il più profondo abisso terrestre. Ma si tratta solo di stime, è possibile che la tempesta arrivi ancora più in profondità. La grande macchia rossa è più fredda del resto dell'atmosfera. Ricordiamoci che l'atmosfera gioviana ha temperature di circa meno 150 gradi centigradi nei suoi strati superiori. Più vicino al nucleo, invece, diventa caldissima. Stranamente, però, le temperature più alte mai registrate su Giove sono quelle presenti nelle parti di atmosfera appena sopra la grande macchia rossa. Ben 1315 gradi centigradi, più calde del magma che scorre sul nostro pianeta. Gli astronomi ritengono che la turbolenza causata dalla tempesta produca onde sonore e gravitazionali che riscaldano l'atmosfera circostante. Ma la tempesta stessa è più calda sul fondo che nel suo punto più alto. La colossale tempesta vorticosa in atto su Giove viene osservata da oltre 150 anni. Tempo fa gli astronomi predissero che gradualmente avrebbe rallentato, sarebbe rimpicciolita o addirittura scomparsa. Ma non è andata così, almeno finora. Dopo aver analizzato i dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble, gli astronomi furono stupefatti nello scoprire che i venti lungo i bordi esterni della tempesta avevano in realtà preso ancora più velocità. Un'accelerazione modesta, non più di 2,5 km orari nel corso di tutto un anno terrestre. Modesta sì, ma comunque un'accelerazione significativa. La velocità del vento ai bordi della tempesta sfiora i 650 km orari, più di qualsiasi tornado terrestre. Al tempo stesso, se ci trovassimo nell'occhio del ciclone, sul fondo della grande macchia rossa non vedremmo granché. I venti laggiù spirano più lentamente. Gli scienziati sono alle prese con molte sfide per svelare i misteri che circondano la grande macchia rossa. Anzitutto, cosa alimenta la tempesta? Sarà forse la natura stessa di Giove? Trattandosi di un gigante gassoso privo cioè di qualsiasi superficie solida, su Giove non c'è attrito, ovvero non c'è nulla che possa frenare l'infuriare del vento. Inoltre, i gas più caldi nell'atmosfera gioviana sono sempre in movimento, vorticando senza sosta. Così come sulla Terra, dove le correnti di aria fredda e calda si uniscono tra loro, formando cicloni e uragani. Gli astronomi pensano che tanto tempo fa diverse enormi tempeste si siano unite fino a formarne una sola, la Grande Macchia Rossa, la quale continua a infuriare, alimentata dai gas freddi al di sotto e caldi al di sopra. La tempesta poi continua ad assorbirne altre più piccole, conquistando sempre più potenza. Sfortunatamente, le dense nubi di Giove non consentono agli astronomi un'osservazione diretta degli strati più bassi. Gli scienziati hanno quindi ipotizzato per decenni cosa possa nascondersi sotto la grande macchia rossa. Un enorme vulcano? Certo che no. Giove è gassoso, ripetiamo. Non ha alcuna superficie e quindi nemmeno magma che possa fuoriuscire. Ma ci sono tante teorie sul perché la grande macchia rossa sia proprio di quel colore. Varia da un rosa pallido a un vivace arancione e rosso. Gli scienziati ritengono che la risposta si celi in fondo alla tempesta, vicino alla superficie. Diciamo così. Uno strato di gas incolore può reagire alla radiazione UV proveniente dal Sole. Questo forse dà alla tempesta il suo colore rosso. Ma si tratta solo di una teoria, quindi non ci sono ancora prove a supporto. Giove non è l'unico pianeta a vantare una gigantesca tempesta. Un'altra, grande quanto tutta la Terra, infuria su Saturno ed è chiamata Grande Macchia Bianca. Ma va?
La tempesta ha una scia di nubi bianche che circondano tutto il pianeta e si scatena ogni 30 anni circa. La tempesta in effetti inizia come una macchiolina, che poi si ingrandisce e continua a ingrandirsi sempre di più. Gli astronomi hanno compreso che la grande macchia bianca è in realtà un insieme di varie gigantesche tempeste. Al vertice del sistema di nubi possono partire fulmini anche 10 volte al secondo. Il più grande mistero della macchia bianca è sempre lo stesso. Cosa l'alimenta? Si pensa che possa essere l'energia solare oppure, visto il peculiare schema che seguono le nubi, che ci sia qualche fonte di calore interna al pianeta che spinge i venti. Ci sono tempeste su molti pianeti del sistema solare e non sono questi i principali grattacapi che agitano le menti degli astronomi. Spostiamoci ad esempio su Plutone, il più grande dei cosiddetti pianeti nani, e vediamo la sua atmosfera. Si innalza lontanissima dalla superficie del pianeta e consiste di oltre 20 strati, tutti quanti glacialmente freddi ed estremamente densi. La nostra Luna ha a sua volta una specie di atmosfera detta esosfera. Consiste di elio, neon e argon, ed è 10 milioni di miliardi di volte più rarefatta della nostra. Nello spazio bisogna stare attenti ai buchi neri. Un buco nero è un corpo celeste su cui la gravità è talmente potente da non lasciare andar via nemmeno la luce. A volte però fanno come i vulcani, di tanto in tanto eruttano. Come me. Solo che, anziché eruttare lava, i buchi neri eruttano energia residua in quantità colossali. Questo porta via ulteriore materia da tutto ciò che circonda il buco nero. Qualche tempo fa, gli scienziati hanno scoperto tracce di una di queste eruzioni. Grazie ai radiotelescopi, hanno individuato un buco nero supermassiccio che, tanto tempo fa, si è agitato parecchio. Tutto è successo in una galassia lontana 390 milioni di anni luce da noi. L'eruzione ha lasciato un vuoto di materia grande 15 volte l'intera Via Lattea. Sono numeri inimmaginabili. Durante il nostro viaggio spaziale, meglio essere prudenti prima di atterrare su pianeti sconosciuti. Altrimenti finiremmo in posti tipo K2-14-1b. Si tratta di uno degli esopianeti finora scoperti. A prima vista assomiglia alla Terra. Ha oceani liquidi che evaporano, nubi che condensano e fanno cadere pioggia sopra la superficie. Solo che lì piovono rocce. La superficie di questo pianeta è coperta da oceani di lava profondi decine di chilometri. La temperatura durante il giorno raggiunge i 2760 gradi centigradi, quanto basta per vaporizzare il magma stesso e dissolverlo nell'atmosfera. Poi, con l'azione di venti supersonici che viaggiano a 1,6 km al secondo, la roccia vaporizzata si sposta sul lato notturno del pianeta. Lì si raffredda, ritorna magma liquido e piove sotto forma di sassi e lapilli. Non è un bel posticino, insomma. Sei in una stanza piena di gas esplosivo. Una scintilla può causare un'esplosione così potente da far esplodere finestre e porte, causando un'enorme colonna di fuoco. E hai un fiammifero in mano. Ok, ci serve un obiettivo migliore. Che ne dici del luogo pieno di gas esplosivo più grande del Sistema Solare? Sì, Giove, il quinto pianeta a partire dal Sole e il più grande del Sistema Solare. È 11 volte la larghezza della Terra e quasi 2,5 volte più pesante di tutti gli altri pianeti del Sistema Solare messi insieme. Se mettessimo Giove su una bilancia, avremmo bisogno di circa 317 Terre per bilanciarlo. Ma soprattutto, la sua atmosfera è piena di metano, il gas che usiamo in cucina o come carburante per le auto. E brucia, e come se brucia. E poi c'è l'idrogeno metallico. Nel suo stato normale, l'idrogeno è l'elemento più leggero dell'universo. Ma su Giove c'è una grande pressione, più di 400 milioni di atmosfere. In confronto sulla Terra, senti la pressione di un'atmosfera. Bene, moltiplicala per 400 milioni. L'idrogeno viene pressato così tanto da sembrare metallo liquido. L'idrogeno metallico sarebbe un ottimo carburante. Rilascerebbe un'energia 20 volte maggiore rispetto alla combustione dell'idrogeno ordinario. Tu e il fiammifero potreste divertirvi un sacco. Il primo problema, però, è la lontananza. Giove è solo a un pianeta di distanza da noi, ma il percorso è bloccato dalla fascia di asteroidi dietro Marte, piena di detriti rocciosi giganti. In media sono grandi quanto la distanza da Los Angeles a Las Vegas, e ci sono rocce grandi quanto uno stato. Il più grande asteroide è Cerere, grande quasi quanto l'Alaska e persino considerato un pianeta nano. Questo pericoloso viaggio verso Giove dura circa 650 giorni. Sono quasi due noiosi anni in un'astronave. Il tempo più lungo che gli astronauti hanno trascorso a bordo di un'astronave è di 84 giorni. Bene,
prendi la tua collezione di DVD preferita e un paio di pacchetti di popcorn. Alla fine della giornata ti farai una dormita dopo tutto il tuo duro lavoro. Andiamo avanti di 2 anni nel futuro. Sei giunto a destinazione. Stai già immaginando di accendere un fiammifero sulla superficie di Giove, facendolo esplodere come un palloncino. Oh, fai attenzione quando ti avvicini. A causa del suo grande peso, Giove ha una grande forza gravitazionale, circa 3 volte più forte di quella della Terra. Più ti avvicini alla superficie, più ti senti debole e riesci a malapena a stare in piedi. Il peso massimo che puoi sollevare qui è 3 volte inferiore e anche il fiammifero che hai in mano risulta più pesante. Se provi a saltare, devi sforzarti di più. Anzi, in realtà non puoi farlo, perché Giove è un gigante gassoso, ovvero non ha una superficie solida. Teoricamente, più ti immergi in quelle nuvole, maggiore è la pressione che senti. A poco, le nuvole e i gas si addensano e formano una specie di liquido. Ma non devi immergerti così in profondità. Il metano è un gas leggero ed è più vicino alla superficie. È il momento della verità. Prendi un fiammifero, lo sfreghi sulla scatola e... non succede niente. Bene, proviamoci ancora. Secondo fiammifero. Terzo. Niente. Ok, hai un fornello a gas nello zaino. Sviti la valvola al massimo e... non succede niente. Questo perché ci vogliono 3 componenti per avviare il processo di combustione. Il primo è il carburante. Fortunatamente su Giove ci sono abbastanza metano e idrogeno metallico da far saltare in aria l'intero pianeta in pochi secondi. Il secondo componente è la fonte di accensione, ovvero la forza iniziale che avvierà il processo di combustione. Una scintilla, una scarica elettrica o un fiammifero, come quello che hai in mano. L'ultimo ingrediente è l'ossigeno. Sì, quello che respiriamo. È importante tanto quanto il carburante. Per fare un esperimento, prova ad accendere una candela e coprila con un bicchiere. Vedi come il fuoco brucia per alcuni secondi e poi si spegne? Il carburante c'è ancora, ma il fuoco ha esaurito tutto l'ossigeno all'interno del bicchiere e il processo di combustione è terminato. La stessa cosa accade su Giove. Non può esserci fuoco, semplicemente perché non c'è ossigeno. E non serve arrivare fin lì per scoprirlo. Dalla Terra possiamo osservare centinaia di migliaia di piccoli meteoriti che cadono su Giove, che vengono dalla cintura di asteroidi che gli è attorno. Quando impattano sull'atmosfera, gli asteroidi iniziano a bruciare, eppure il pianeta non esplode. Ma non arrabbiarti, c'è ancora un modo per dare fuoco a questo gigantesco pianeta gassoso. Devi solo innescare una reazione a catena termonucleare sul pianeta. Poi ci sarà un'esplosione così potente che sarà visibile dalla Terra, al pari della nascita di una nuova stella. Per farlo, dobbiamo far esplodere un reattore nucleare come quelli che ci danno l'elettricità sulla Terra. Dovremmo inviare tutto su Giove, ma comunque non basterebbe. I grandi asteroidi, quando colpiscono il pianeta, provocano un'esplosione più grande. Nel 2009, Giove è stato colpito da un meteorite delle dimensioni di 5 campi da calcio, con un'esplosione di 5 miliardi di tonnellate di TNT. Questo incidente ha lasciato una macchia grande quanto l'Oceano Pacifico. Nel 1994 c'era stata un'esplosione più grande che aveva lasciato una macchia delle dimensioni della Terra. I forti venti e le tempeste hanno spazzato via le tracce dell'esplosione. Dopo alcune settimane, Giove è tornato normale. Il problema è che i nostri tentativi di far saltare in aria Giove sono venuti sulla superficie del pianeta. Dobbiamo piantare una carica delle dimensioni della Luna nelle sue profondità. Una massiccia esplosione provocherebbe una reazione termonucleare e farebbe esplodere l'idrogeno metallico. In pochi secondi Giove esploderebbe come un palloncino. Ma questo spettacolo sarebbe l'ultimo a cui l'umanità assisterebbe. L'esplosione disturberebbe le orbite della Terra e degli altri pianeti. La traiettoria della Terra attorno al Sole potrebbe cambiare e vedremmo l'alba non più a est, ma in un'altra parte del mondo. Quando il forte vento dell'esplosione raggiungerà la Terra, inizierà a raschiare la nostra atmosfera. Presto il nostro pianeta perderebbe il suo strato di ozono, il nostro scudo contro le radiazioni solari. In una situazione del genere dovremmo nasconderci sotto Terra per sempre. Ma nemmeno questo ci salverebbe. In poco tempo la Terra verrebbe inondata da migliaia di meteoriti.
Giove è così pesante da tenere fissa la cintura di asteroidi che, senza di lui, inizierebbero a volare verso di noi. Sulla Terra ci sarebbe una costante pioggia di meteoriti, ma non ci sarebbe più nessuno ad osservarla. L'esplosione di Giove può essere paragonata a una supernova. In effetti, Giove è praticamente una stella. Se fosse solo un po' più grande e più pesante, inizierebbe a rimpicciolirsi. L'intensa pressione sul nucleo del pianeta darebbe inizio a reazioni termonucleari. Alla fine Giove si trasformerebbe in una nana bruna e sarebbe 50 volte più pesante di quanto non sia adesso. Ma poiché non ha abbastanza peso per farlo, Giove viene talvolta chiamato stella mancata. Forse dovremmo visitare altri pianeti gassosi del Sistema Solare e accendere il fiammifero lì. Ad esempio Saturno. La sua atmosfera è simile a quella di Giove, ma nemmeno lì c'è ossigeno per la combustione. Quindi tutto ciò che puoi fare è ammirare i suoi bellissimi anelli e andare avanti. Beh, Urano e Nettuno sono più piccoli e non hanno idrogeno metallico, quindi l'esplosione non sarebbe così forte. Ma comunque con un fiammifero non potresti infiammarli perché non c'è ossigeno nell'atmosfera. Ma c'è un pianeta in cui potresti accendere un fuoco con un fiammifero. È GJ1132b e dista 39 anni luce. Gli scienziati ipotizzano che lì ci sia ossigeno, anche se non è un gigante gassoso con gas combustibili nell'atmosfera. Ma puoi comunque sederti lì sulle rocce e accenderti un fuoco per ammirare un insolito tramonto. Gli scienziati continuano a scoprire nuovi pianeti che rientrano nella categoria delle superterre. Si tratta di una classe di pianeti più massicci della Terra, ma molto più leggeri dei giganti di ghiaccio come Urano e Nettuno. Le superterre possono essere di tipo roccioso, gassoso o una combinazione di questi stati. Spesso hanno un volume doppio rispetto a quello della Terra, ma a volte arrivano anche a essere 10 volte più grandi. Sono interessanti da studiare, ma un po' troppo lontane da noi. È una categoria di pianeti abbastanza comune al di fuori del nostro sistema solare, insieme ad altri interessanti come i mini Nettuno, ovvero nani gassosi, giganti di ghiaccio o enormi corpi rocciosi. Nel nostro sistema solare non esiste nulla di simile. In compenso abbiamo qualcosa che gli altri sistemi non hanno, Giove. È l'oggetto più grande e pesante che orbita intorno al nostro Sole. Questo re dei pianeti possiede una enorme forza in grado di dominare il nostro sistema solare. Giove è noto per mangiare i pianeti. Un protopianeta è entrato in rotta di collisione circa 4,5 miliardi di anni fa, quando Giove era ancora un giovane pianeta nella sua fase iniziale. Questo protopianeta era 10 volte più pesante della Terra ed era fatto di ghiaccio e roccia. L'impatto fu devastante, il nucleo di Giove si frantumò e l'elio e l'idrogeno si mescolarono con materiali più densi. Con il tempo il materiale pesante si è nuovamente depositato nel nucleo denso, formando quello che vediamo oggi. Questo evento è accaduto in passato, ma potrebbe accadere anche in futuro. Gli scienziati ipotizzano che il nostro sistema solare abbia avuto molti più grandi pianeti di quanti ne abbia ora. Possiamo notare che c'è molto spazio intorno a Mercurio. Le stesse zone, intorno a molte altre stelle centrali, hanno un numero maggiore di pianeti di massa intermedia, di dimensioni comprese tra quella terrestre e quella di Nettuno. In origine, il nostro sistema solare era un luogo caotico. Le giovani stelle erano circondate da dischi vorticosi di polvere e gas che andavano via via formando i pianeti, un po' come gli alberi quando spuntano da terra. Piccoli pianeti rocciosi si sarebbero formati nelle zone calde vicino alle stelle, mentre i giganti gassosi si sarebbero formati più lontano, dove le temperature erano più basse e i gas potevano rimanere intrappolati nelle rispettive atmosfere. Anche se i pianeti del nostro sistema solare sembrano abbastanza stabili e tranquilli oggi, ognuno con una propria orbita, non erano così tranquilli qualche milione di anni fa. Alcuni pianeti non avevano un'orbita circolare, avevano percorsi oblunghi, più eccentrici, che li portavano ad avvicinarsi alle loro stelle e ad allontanarsi. Le loro orbite sembravano perturbate dalla gravità di altri pianeti lungo il percorso. Esiste una teoria chiamata ipotesi della grande virata, in grado di spiegare gli eventi che accaddero nei primi milioni di anni, quando il nostro sistema solare si stava formando. Poco dopo la sua formazione, Giove, uno degli attori principali della storia, sarebbe migrato verso l'interno del Sistema Solare. Dopodiché avrebbe ripreso la sua normale orbita attraversando l'attuale cintura degli asteroidi.
come una barca a vela quando vira intorno a una boa. Questo ha scombussolato il processo di formazione degli altri pianeti. In seguito alla formazione di Saturno, l'area intorno ai due giganti venne ripulita. Se l'idea della grande virata è corretta, Giove avrebbe attratto e inglobato tutto il materiale incontrato nel suo percorso e le sue migrazioni avrebbero causato un numero enorme di collisioni. Questo è il motivo per cui alcuni dei pianeti si sono distrutti e mangiati a vicenda. Giove potrebbe aver contribuito all'arrivo dell'acqua che ora riempie gli oceani presenti sul nostro pianeta. Grazie alla sua attrazione gravitazionale, è in grado di modificare le traiettorie dei numerosi asteroidi che attraversano il suo spazio. Potrebbe anche aver partecipato all'estinzione dei dinosauri 66 milioni di anni fa, facendo arrivare sulla Terra l'enorme roccia che lasciò un cratere al largo della penisola dello Yucatan, in Messico. Un impatto che causò terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami, che ebbero un enorme impatto su tutta la vita animale e vegetale sulla Terra. Nessuno sa da dove venisse. Non siamo nemmeno sicuri se fosse un asteroide o una cometa. Una teoria dice che potrebbe essere stata una cometa proveniente dalla nube di Oort, una zona ai margini del nostro sistema solare, con un'altissima concentrazione di comete ed asteroidi. Un corpo ghiacciato potrebbe essere stato spinto fuori rotta dall'enorme forza gravitazionale di Giove. In pratica, il nostro sistema solare assomigliava ad un flipper, in cui Giove, il pianeta più grande, deviava le comete che attraversavano la sua zona verso il Sole. Quando queste comete arrivavano in prossimità del Sole, venivano frantumate dalle forze gravitazionali della zona in milioni di piccole schegge. Quell'evento è stato un punto in cui i nostri antenati mammiferi hanno iniziato a regnare. Questo significa che senza Giove probabilmente la nostra specie non esisterebbe. Ma non esisterebbe nemmeno la Terra. Il gigante gassoso ha liberato una parte del sistema solare dai pianeti più vecchi, lasciando lo spazio necessario per la formazione di nuovi, tra cui il nostro. Giove potrebbe essere la causa della mancanza del pianeta 9. Gli scienziati ritengono che esista e pensano che potrebbe nascondersi da qualche parte oltre Nettuno, ma non Plutone. Il nostro sistema solare è suddiviso in tre zone distinte: i pianeti interni, i pianeti esterni e qualsiasi cosa ci sia oltre. Il pianeta misterioso potrebbe essere grande come la Terra o Marte. Nel corso del tempo ha vagato tra i giganti gassosi prima che questi lo spingessero verso le parti esterne del nostro sistema solare o addirittura da qualche parte nello spazio profondo. Le bande colorate sulla superficie di Giove sono dovute alla differenza di temperatura, gas atmosferici e composizione chimica. Gli scienziati ipotizzavano che l'unica ragione di questi diversi colori fosse il potente vento atmosferico e il materiale che circola tra gli strati dell'atmosfera. Ora sappiamo che le strisce chiare, o le cosiddette zone, ci mostrano dove il gas risale verso la superficie. Quando le strisce sono di colore scuro, sono chiamate fasce e indicano il gas in discesa verso il nucleo. Le lune di Giove potrebbero anche essere il motivo per cui il pianeta ha queste caratteristiche striature. L'attrazione gravitazionale delle lune interferirebbe con le celle convettive all'interno della sua atmosfera. Al centro di Giove c'è un nucleo denso e liquido fatto di elio e idrogeno metallico e altri elementi più pesanti disciolti. Man mano che ci si allontana dal suo centro, la temperatura e la pressione all'interno del pianeta diminuiscono. In questo modo, l'interno liquido lascia il posto ai gas dell'atmosfera, di nuovo, soprattutto elio e idrogeno. Nessuno sa quanto sia profondo questo confine liquido-gas, ma il pianeta è probabilmente completamente liquido per circa 3500 km al di sotto delle sue nuvole. Giove sarebbe ancora più grande di altri pianeti giganti, come Saturno, se potessimo togliere i suoi gas. Giove è talvolta chiamato anche stella fallita, una definizione non del tutto corretta. Nonostante sia composto prevalentemente da idrogeno, non è ancora abbastanza massiccio da avviare reazioni termonucleari nel suo nucleo, che lo trasformerebbero in una vera stella. In teoria, ogni oggetto potrebbe essere trasformato in una stella se solo avesse il giusto rapporto massa-volume. Con una massa rilevante, la temperatura e la pressione interna aumenterebbero, innescando le reazioni termonucleari. Per trasformare un pianeta come Giove in una stella come il Sole, bisognerebbe renderlo 1000 volte più massiccio. Ma per formare una nana rossa più fredda, dovremmo aumentare la sua massa di 80 volte.
In questo modo, Giove non diventerebbe spontaneamente una nuova stella, ma inglobando altri oggetti spaziali con massa simile, in altre parole, mangiandoli, potrebbero avvenire le famose reazioni termonucleari. Se Giove si fosse trasformato in una stella, avrebbe interferito massicciamente con le orbite degli altri pianeti, destabilizzando l'equilibrio del nostro sistema solare. Avrebbe anche aumentato la radiazione solare sui pianeti circostanti, rendendo davvero difficile lo sviluppo della vita all'interno del nostro sistema solare. Giove è il pianeta con la rotazione più veloce nel nostro sistema solare. Il giorno su Giove dura solo 10 ore terrestri, anche se è enorme, oltre 300 volte più grande della Terra e 2,5 volte più massiccio del resto dei pianeti del nostro intero sistema solare insieme. Ma se diventasse ancora più massiccio, si ridurrebbe. Una massa maggiore renderebbe Giove più denso. La maggiore densità causerebbe un aumento della gravità. Giove potrebbe aumentare la sua massa di 4 volte e avere ancora le stesse dimensioni.